Si è svolta nei giorni scorsi all'interno della prestigiosa cornice della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Tropea Film Festival, che vedrà nella Perla del Tirreno la presenza di tanti artisti del mondo del cinema. La manifestazione, ideata e diretta da Emanuele Bertucci, si terrà a Tropea e si concluderà il 14 settembre, dedicata quest'anno al grande attore Marcello Mastroianni, in occasione dei 100 anni della sua nascita. Alla conferenza hanno partecipato l'attrice e modella Maddalena Ghenea, madrina del festival, il regista e presidente di giuria Mimmo Calopresti, il direttore artistico Emanuele Bertucci e il maestro orafo Michele Affidato. Il meraviglioso premio è veramente stupendo. Sono molto onorata, molto felice di essere qui oggi. Venezia è un posto molto importante, ha un posto importante nel mio cuore e sono molto onorata di essere la madrina di questo film festival che sta nascendo, sarà la seconda edizione, un festival anche ecosostenibile, ecco come ha parlato Emanuele prima. Per me sono scelte molto importanti che vorrei tantissimo portare anche sui set da produttrice. È un festival in uno dei posti più belli della Calabria, io sono stata premiata ben due volte quest'estate e non vedo l'ora, mancano pochi giorni, e poi celebrare Marcello Mastroianni, come dicevo prima in conferenza. Lui parlava di tutto quello che ci muove nella vita, che i sentimenti ci muovono, ecco, per me tutto quello che mi fa prendere anche 20 voli al mese e non smettere mai, proprio l'amore che ho per il cinema. Il Festival del Cinema di Venezia rimane un appuntamento annuale molto importante nel panorama mondiale. Ci fa piacere che da alcuni anni realizziamo dei premi speciali per i tanti eventi che si svolgono nel periodo del festival, tra questi il Women for Women Against Violence, che ecco, tratta delle tematiche importanti. Mi fa piacere che ecco, un festival di un cinema calabrese sia giunto in questa grandissima biennale che ecco, rappresenta il cinema nel mondo.